Ciao a tutti, oggi ci troviamo sulla strada della Madonna del Monte che porta alla Bornas, per intenderci quella franata. Siamo qua del penultimo tornante e adesso partiremo verso il Troi del Cinghiale che è da tanto che non passo per di lì. Quindi pronti via, che si parte. Dentro di qua. Abbiamo già una risalita. Un po' di gradoni. Bello questo pezzo. Abbiamo il primo bivio, andiamo di qua. Bello ripido lì. Destra. Cinghiale a destra. Ho visto ci sono un po' di varianti. Noi andiamo a destra verso Prate Plana. Eccoci qua, scolliniamo Prate Plana. E dentro di qua. Stupendo. E ora giù di nuovo. Stavo per cadere. Eccoci qua al belvedere. E ora, al posto di andare per il coronavirus, andiamo a fare il pungitopo di qua a destra.
eccolo qui. C'è una bella visuale. Bello in contropendenza. Questo è un taglio. Oggi terreno direi buono. Come scodinzola. Ok, stiamo prendendo il giusto feeling. Manteniamo questo ritmo che mi sembra buono. Eccoci qua. Opla! In pratica questa, l'uscita del Pungitopo, sarebbe anche l'entrata dell'Opulis, che si prende subito lì a 50 metri sulla destra. Ora ci dirigiamo verso Dardago e proviamo a fare il Piero Alto, vediamo se trovo l'innesto. Qua siamo nel sottobosco a Rio Ligont. Eccolo qua, finalmente abbiamo trovato il Piero Alto. Ok, quindi adesso proseguiamo di qua, prendiamo un po' di rincorsa e poi giù di qua. Bene, pronti via, andiamo a fare la Piero Alto, segnato dai pallini blu in teoria. Se li vediamo. Urco, ecco qua la testa di aquila. E seguiamo sempre i segnali blu dentro di qua. Ok, qui abbiamo dei pezzi anche da rilanciare.
Beh, è comunque carino, dai. Eccoci qua alla fine. Salve. Andiamo giù per la Piero Bassa. A tutta. Oggi ci sono parecchie foglie scivolose. Questa parte finito bene, visto che ho ancora un po' di tempo prima che faccia buio, mi dirigo a fare l'Opulis, ma dall'entrata quella bassa, perché andare su basta, quindi scendiamo. Molto buio qua. Bello questo terreno. Eccoci qua al termine. Eccoci qua al monumento del ciclista. E così completiamo il giro di oggi. È stato un giro un po' più breve, ma comunque intenso.